Piero Berlusconi, come vi ho detto, e non sono il candidato sindaco di un partito politico. Io sono il candidato sindaco di Aristanis Noa. Aristanis Noa è un gruppo di cittadini che ha iniziato a lavorare per fondare una nuova città. E anche il suo sviluppo ovviamente socio-economico, cercando di non dimenticare un valore che è stato dimenticato da questi decenni, l'etica del fare politica. Aristanis Noa non è una semplice lista politica, è molto di più, è un progetto di una città che deve ricollocarsi per la sua importanza e ha diritto all'interno del territorio, sia all'interno del territorio sia nel locale che nel nazionale. Aristanis Noa è composta da giovani e meno giovani, con competenze specifiche e con un valore aggiunto, che sono gli ideali, i valori e le elaborazioni dell'indipendentismo moderno. Area nella quale molti di noi si collocano. Questi valori portano ad avere una coscienza civica di altissimo livello, perché difendono gli interessi del territorio. E questi interessi del territorio per noi non possono essere più derogabili. Questi interessi del territorio devono essere difesi, perché i sacrosanti diritti di questa difesa porteranno a piccoli passi di sovranità, che saranno il preludio per una vera amministrazione dello sviluppo della città. Già una gran parte della popolazione in realtà si avvicina a questi principi, e Aristanis Noa con questo vuole dimostrare che anche chi è portatore dei valori dell'indipendentismo moderno ha la capacità di governare, di amministrare, di creare fiducia e soprattutto di creare un futuro che i partiti politici fino ad oggi non hanno garantito. Un futuro diverso. Noi dobbiamo ricordare che dopo la sconfitta della Romana, Oristano è stata dimenticata quasi completamente. Questo per un motivo specifico, perché ricordava l'unità della Sardegna, e questo ricordo doveva essere cancellato con la formazione di un uomo, Cagliari e Sassi. Questo uomo si è diviso a competenze e risorse. Lo possiamo vedere anche con gli ultimi finanziamenti, le ultime risorse che sono state date per la mobilità, che sono state divise equamente tra Cagliari e Sassi, completamente dimenticando il centro della Sardegna. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sono susseguite delle amministrazioni virtuose che hanno dato una rinascita a questa città. Questa rinascita poi è culminata con una spinta popolare e con un piccolo riconoscimento. Il riconoscimento è stato dato dal fatto che è stato nominato capoluogo di una nuova provincia che avrebbe dovuto dare ulteriore spinta a questo rinnovamento e a questo sviluppo. In realtà questo non è successo, anzi, c'è stato un degrado progressivo fino a quello che vediamo. Questo perché? Principalmente perché il potere politico ha utilizzato le nomine di enti che erano conseguenti alla gestione delle risorse che potevano essere utilizzate nel territorio grazie a questa nomina in maniera arbitraria, senza dare competenze. E queste competenze, che non sono state, non c'erano, ai vertici di questi enti, anche nei posti chiave, hanno provocato due danni principali. Il primo, che hanno preso dei posti a chi in realtà ne aveva diritto, perché chi aveva il merito di occupare questi posti è rimasto a casa. E secondo, ben più grave, è stato il fatto che l'incompetenza ha creato l'impossibilità di gestire queste risorse a danno di tutti i cittadini. E quindi l'incompetenza ha creato un deserto di attività produttive, o comunque, se non proprio un deserto, un peggiorare, un deterioramento progressivo, come abbiamo detto. Come ha detto Mauro, io non sono più un ragazzino, io non sono più un ragazzo, ho 42 anni. Io sono la nuova generazione di 20 anni fa. Chi adesso dice di candidarsi e chi si propone per candidarsi sono le stesse persone che avrebbero dovuto dare un'opportunità a me e ai miei coetanei. Un'opportunità lavorativa, un'opportunità di sviluppo, e adesso ci ricordano che loro sono la cura per questo stato di degrado. È strano, questo accade, credo, un po' dappertutto, ma quest'anno in particolare. Ci dimentichiamo cosa è successo anche l'anno scorso, ci dimentichiamo un pochino tutto.
Quindi Aristide Snowa vuole, con l'aiuto dei cittadini, fondare una città e abbandonare questo modo dannoso e vecchio di fare politica, e per fondare una nuova città bisogna comunque iniziare da una costruzione di diritti fondamentali per i cittadini, una nuova costruzione di diritti. Quindi noi avremo nuovi diritti e nuovi doveri per i cittadini di Aristides e delle sue borgate, ovviamente. Noi ragioneremo insieme sul futuro della città e il percorso inizierà con un patto fondativo in cui insieme penseremo, condivideremo e porteremo a compimento e vivremo tutti questi diritti che abbiamo già pensato, o che penseremo insieme o che aggiungeremo con il rapporto con la cittadinanza. I diritti di cittadinanza sono i diritti fondamentali da cui poi si declineranno tutti gli interventi che incideranno in maniera specifica nella vita dei cittadini. Ovviamente per fare questo Aristides Noa non si pone un limite temporale della sua pur importante competizione elettorale o, se verremo chiamati a governare, di una legislatura. I tempi saranno molto più ampi e infatti Aristides Noa continuerà a lavorare anche dopo questa tornata elettorale, perché è un progetto in cui crede e non si scioglierà come fanno le civiche apparentate, o come meglio dire apparentemente civiche, che non sono civiche. Aristides Noa farà la sua parte, noi faremo la nostra parte e chiediamo ai cittadini di fare la loro parte, aiutandoci, sostenendoci a portare a compimento questo progetto, perché non possiamo pretendere di cambiare le cose se continuiamo a fare ciò che si è sempre fatto. Io vi ringrazio, per me è anche una difficoltà impegnarmi in prima persona, perché non ho mai partecipato a nessuna competizione elettorale di questo genere, però l'entusiasmo che ho visto intorno a me, di questo gruppo, delle persone che fanno parte della lista, dei sostenitori, mi ha creato veramente una felicità, perché vuol dire che in questa città esiste una parte sana che non ha voglia di derogare sempre a certi principi. E quindi noi abbiamo fatto, il nostro è un inizio di lavoro. Speriamo che questo inizio di lavoro porti dei frutti subito. Grazie. Francesco Zanna, a cui passo la parola. Grazie.